noi insistiamo sempre sull'intreccio perverso tra questione sanitaria, cioè questione regionale, e questione carceraria. Anche questa volta erano stati segnalati dagli amici radicali alcuni casi di detenuti malati, li abbiamo visti, siamo risaliti alle vicende delle loro patologie. Non c'è un malessere specifico, come c'è stato in passato molte volte, del carcere di Poggio Reale. Anzi, grazie all'opera di questo ottimo direttore, il dottor Furlone, ci sono anche dei segnali positivi. C'è il segnale della nuova palestra, che è un piccolo ma significativo dono della Chiesa Valdese ai detenuti.